Allora andiamo, mi dicono dalla regia che sta iniziando a parlare il ministro Lamorgese da Cernobbio, Forum Ambrosetti, vediamo se riusciamo a vederla e soprattutto ad ascoltarla. È evidente che il tema chiama in causa anche il rapporto Continua a tra vedermi la io comunque in diretta anche sicurezza se e la ascolto. l'esperienza Eccola qui. della pandemia, evocando sotto vari profili anche quello legato all'attuazione del PNRR. E qua un saluto va al ministro Franco che sta seguendo assolutamente con grande attenzione questi temi. Però io devo anche dire che la parola sicurezza, e questo è stato rilevato all'inizio, non è mai ricompresa in una delle sei missioni fondamentali del piano, nel PNRR. Eppure le esigenze e le aspettative correlate alla domanda di sicurezza penso che siano immanenti a ciascuna delle grandi impegnative missioni che sono previste dal piano e riguardano il futuro della società del XXI secolo. E come è stato detto anche dal Presidente Draghi, devo dire che riprendere il corso delle vicende umane dopo la pandemia non sarà come riaccendere la luce dopo una momentanea interruzione, perché i problemi, li abbiamo visti, sono tanti e sarà così anche per la sicurezza, che non è una questione a parte del mondo, ma purtroppo è un punto nodale anche di quello che è il sistema del nostro paese democratico. E dobbiamo comprendere che se l'uscita dalla crisi pandemica significa trasformare una avversità epocale in una opportunità altrettanto epocale, la sicurezza dobbiamo tenerne conto, perché la sicurezza è e rimarrà parte integrante di questo discorso sul futuro del mondo. Quindi noi, secondo me, dobbiamo operare su vari punti, su vari aspetti. Dobbiamo avere ben chiaro che i diritti e le relazioni sociali che andremo a rifondare, le innovazioni che saremo in grado di portare avanti e di consegnare alle generazioni future, si confronteranno con la questione della sicurezza, la quale è prima di ogni altra cosa una questione di democrazia e di libertà. Quindi, se il nostro compito è quello di immaginare nuove prospettive per la sicurezza, in Italia, non potremo prescindere da due vincoli. Il primo sicuramente ci porta a considerare il fatto che la sicurezza corrisponde a un mosaico di attività affidate a più attori istituzionali, in grado di liberare energie. Dall'altra abbiamo la necessità di una assolutamente di una rigorosa applicazione del principio di scelte razionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un principio che deve rifuggire da quelle che sono facili scorciatoie o approcci che sono affidati all'emozione del momento. La crisi pandemica ha rivelato nuove fragilità e ha fatto emergere l'esigenza di sicurezza da parte di tutta la comunità. E io credo che da questo punto noi dobbiamo partire, perché se dovessi fare un inventario di quelle che sono le domande, nuove domande di sicurezza, e di fronte alle quali ci ha posto la pandemia, sicuramente la prima
è la sicurezza del web, del cosiddetto territorio virtuale, in cui si manifestano spesso delle aggressività inquietanti. Ognuno di noi probabilmente ha avuto anche segnali dal web di aggressività dirette, no? Aggressività che sono accompagnate dall'oscurità della minaccia. E non c'è dubbio che la rete certamente è una straordinaria risorsa che ha consentito anche di vivere sopportando meglio i vincoli che abbiamo avuto in questo periodo di chiusure, di restrizioni sanitarie. Ma abbiamo anche avvertito i fortissimi limiti della insufficiente modernizzazione del nostro Paese davanti alla carenza di investimenti, di interventi che ci mettono al passo coi tempi delle democrazie che sono certamente alcune tecnologicamente più avanzate della nostra. E allora la lezione che la pandemia ci ha consegnato è certamente l'esigenza di che crescano velocemente i servizi, che ci siano degli interventi di informatizzazione sempre più veloci, perché ne hanno bisogno i cittadini, ne hanno bisogno le pubbliche amministrazioni, i nostri ospedali, le imprese, quelle piccole, quelle medie che hanno pagato un prezzo alto, certamente per quanto riguarda anche il calo dei fatturati sensibili che hanno avuto in questo periodo. E devo dire che io ci ho creduto fermamente a questa rivoluzione, tant'è vero che se andiamo a vedere le rilevazioni che hanno riguardato i dati della criminalità proprio nel 2020 e 2021, mentre i reati, bene o male, diciamo, sono scesi come percentuale, l'unico dato in salita sicuramente è quella dei reati sul web, dei reati incremento delle truffe, frode informatiche. E allora è un dato questo che impensierisce, anche perché in primo luogo c'è l'aspetto della difesa sociale, perché ci sta un evidente approfittamento di vittime spesso che sono ingenuamente inconsapevoli dell'insidia. E la vulnerabilità della rete, dello spazio cibernetico, desta preoccupazione anche per un altro aspetto, perché involge la tenuta e la capacità di resilienza di fronte ad attori ostili dei nostri sistemi informatici, di quelli pubblici come di quelli privati. E quindi è facile preconizzare che quello del cyber, per le sue rilevanti implicazioni anche per le stesse prospettive di sviluppo tecnologico che si potranno avere nei prossimi anni, resterà comunque un punto nodale, uno dei principali temi della sicurezza globale del nostro tempo. E d'altra parte la sfida è stata prontamente raccolta, perché noi come governo abbiamo definito il perimetro della sicurezza cibernetica e l'approvazione delle disposizioni che via via andranno a completare il quadro organico, il disegno ordinativo e operativo. E così anche su questa linea va anche la costituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che conferma appunto l'attenzione dell'Italia verso questo dominio strategico, in cui un ruolo essenziale è certamente riservato al Ministero dell'Interno. E nella stessa logica di
irrobustire gli apparati a questo dedicati. Noi come Ministero dell'Interno abbiamo avviato l'iter di un provvedimento con cui costituiamo una direzione centrale proprio che è chiamata a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica. E quindi vorrei dire che sono convinta che ne avremo vantaggi anche per quell'effetto spontaneo di presidio di sicurezza che si accompagna in genere a ogni forma di riconquista, diciamo, di quelle che sono i sistemi di socialità del nostro paese. E vorrei anche adesso parlare di un aspetto che mi interessa molto da vicino, perché devo dire che il PNRR ha destinato anche una parte considerevole di risorse, circa 12 miliardi al finanziamento di... Questo è l'intervento del ministro Lamorgese da Cernobbio.